Ciao a tutti, allora prima avete visto come fare la prima preparazione del forno olandese, ovvero questi padelloni in ghisa. Vi lascio qui da qualche parte, non so mai se esce qua o se esce qua, non lo so, da qualche parte uscirà. Benissimo, allora oggi come prima ricetta con questo forno ho intenzione di fare gli spaghetti alla cafonara di Benito Orgu. Andate a vedere il canale di Benito Orgu, che è questo tizio, questo signore che fa video di cucina e tante altre cose. Pensate, su YouTube ha 82 anni. Io ci metterò una firma per arrivare a 82 anni così, eh. A parte questo, usiamo la sua ricetta alla cafonara con le varie varianti che dà lui nel video, però noi la faremo invece nella padella normale e nel caminetto come fa lui, la faremo sempre nel caminetto ma con il forno olandese. Quindi come primo giro di prova di questo forno lo faremo in un caminetto, poi ve li faremo vedere tutti a fuoco all'aria aperta, barbecue, fornello, forno normale, insomma tutte le modalità di cottura che ha questo oggettino. Adesso allora, per fare gli spaghetti alla cafonara bisogna mettere l'olio. Assistente, olio, vedete, olio, proprio olio, che è tanto qua, che me ne faccio di questo io? Ah, per già farmi vedere, per trusare olio. Olio? Giù, mettiamo olio. Alla cafonara. Alla cafona vuol dire così, alla pressa pochista. Sì, no, ancora un po' di più, vai. Cafuda. Ecco, l'importante è ricoprire in questo caso, secondo me, io ricoprirei bene tutto il forno, poi io ci butto dentro i cipollotti di Tropea che avevo tagliato e che non so più dove ho messo, li ho messi qua di fianco, che adesso il mio assistente mi passa. Perfetto. E butto dentro i cipollotti di Tropea. Lui usa la cipolla normale, io ho scelto di usare la cipolla di Tropea perché vabbè, è come quella di Benito ma è una variante, lui non l'ha messa, ma se viene uno schifo ve lo dico, se viene buona ve lo dico lo stesso. Molto bene, adesso viene la parte dove è facile rischiare per me, che lui dice nel caminetto, se il suo è un caminetto il mio non so che cos'è, perché se il suo è un caminetto il mio è un camininininininino, non so cosa sia. A parte questo, adesso viene la parte dove rischio di nominare nostro signore. Mi sono munito di guanti per inserimento. Di questi, del forno vi lascio il link in descrizione, ma di questi no perché fanno schifo. Qui sto già andando. Tra un po' comincerà a sfrigolare e poi metterò sul coperchietto e dovrei riuscire anche a chiudere con questo posizionamento, perché io ho un caminettino ino, molto ino. Perfetto, posso anche chiudere. Però questo lo farò per degli arrosti, per questo tipo di cottura direi, ma anche no. Lo facciamo soffriggere un po', magari assistente mettiamo un po' d'olio ancora, adesso avete l'assistente che mette l'olio. Quanto? Un po' ancora, buttane un po'. Sempre alla caffè. Sì. Adesso mentre sfrigola sfrigola la grande. Secondo ingrediente, sempre dalla ricetta di Benì, pomarola buona. Si mette la pomodoro. Prego. Mettiamo un po' di acqua. Sì. Qua c'è dentro dopo. Perfetto. Allora, vediamo un po' di cose. Il mio caminetto è molto piccolo perché è un Jolly Mac. Ci sono anche grandi. Io ce l'ho avuto, la casa ce l'aveva una bocca così e solo questo ci ho potuto mettere. Non ci cucino sempre, non lo faccio andare sempre perché essendo in Lombardia abbiamo delle regole che vietano l'accensione continua di caminetti al di sotto dei 300 metri di livello sul mare. Noi qua siamo a 230 e sono ammesse accensioni occasionali, quindi questo rumore di ventola che sentite è la ventola del termocamino che va a scaldare gli altri locali. Questo perché durante queste accensioni occasionali, che lo uso per cucinare, scaldo anche la casa, ne approfitto, così che insomma faccio un bilanciamento, no? Non faccio andare la stufa, quindi inquino di meno, anche se uso la legna, l'accensione occasionale. Avete capito? Come dice sempre il buon Benito, andiamo ad aggiungere due bicchieri d'acqua. Io, per fare due bicchieri come il suo, non ce l'ho così grosso.
ne ho approfittato così riprendo anche questo pomodoro. Adesso andiamo a mettere questo e poi quando butteremo la pasta andremo a mettere anche qualche componente in più. Lancio i componenti. Componente, ingrediente. Attenzione, lascia tenere tutto. Ok, aspettiamo che adesso vada in ebollizione. Mentre lui è andato a preparare gli altri ingredienti, io faccio la spuntatina di sale. Come ha detto Benito, non il sale come per preparare l'acqua della pasta normale, ma un poco che basta per salare il condimento qui. Quindi facciamo un po' così. Se è troppo, verrà troppo salata. Quindi un po' così e poi l'aggiusteremo successivamente, credo, no? Così, tipo occhio malocchio, prezzemolo finocchio. È il momento di buttare gli spaghetti. Benito nel suo video li spezza in due. Io non è che sono contrario, dice chiaramente, perché nella sua pentola interi non potrebbe lavorare, non girano. Nel nostro fornetto ci stanno, quindi noi azzarderemo lo spaghetto alla cafonara intero. Un momento. Ovviamente operatore pronto, taglierò se mi partiranno eventuali mo. Ok, allora la pasta è andata buttata. Comunque vabbè, io vi sto facendo vedere l'impiego con questo forno, ok? Magari non vedete bene la fiamma adesso perché non mi è interessato fare un'inquadratura di quel tipo lì, perché per quanto riguarda la ricetta c'è benissimo il video di Benito che potete andare a vedere ed è perfetto, ok? Io vi sto facendo vedere che è la ricetta dentro il forno olandese, perché la cosa bella è che poi con questo forno qua, visto che si può fare nel bosco, col fuoco, no? Bushcraft, quelle cose lì. Adesso componente segreto, cioè ingrediente segreto. Io non assaggio, sono maleducatissimo. Buono. Caffone. Per buono, eh. Nel caso del Jolly Mac, io se devo dare un po' d'aria, come dice Benito, per avere un po' di fiamma viva, allora basta tirare un attimo qua. Certo, se vedrà il mio camminetto dirà, è in camino quello. Lui se lo vedete c'è un... Io penso che tutto questo mio camino è la sua bocca, ma ne ha, ma forse non ci arriva. L'ha chiamato caminetto. Ecco qua l'aggiunta, gamberetti e pomodori freschi. Io provo a buttarglieli dentro così, ok? Come viene? Olé, pour parler, pour jouer, pour manger. Là. Benissimo. Un spaccato comunque farà un culo così. Adesso proseguiamo con la cottura. Ok, allora ragazzi, questa è pronta. Adesso con i guanti che vi sconsiglio e l'aiuto di uno straccio che mi porta il mio assistente, qui ci siamo. Se siete pronti con la cottura, cioè scusate, se vedete che si asciuga, aggiungete un po' d'acqua, come dice anche Benito, per arrivare insomma a non avere un mappazzone. Adesso lo tiro fuori che l'assistente, l'asciugamano, ci vogliono portarmelo. Ah no, mi ha portati. Vediamo se riesco a ustionarmi o no! Perché questi guanti qua non ve li lascio perché fanno veramente cagare, ma cagare proprio. Ecco fatto, ce l'ho fatta. Io mi sono predisposto quei tre affaretti di ghisa che avete visto, che non vi faccio dopo, vi faccio vedere, che sono, li ho riciclati da un vecchio fornello che si è rotto. Quindi adesso vi faccio vedere. Ve la faccio vedere io la cafonara, no? È il mio quello di Benito, per carità. Ma ce l'ho fatta anch'io finalmente. E i guanti li sono attaccati alle mani. Mi sono attaccati alle mani perché dentro questi guanti era una temperatura di poco incredibile. L'oggettino compreso è di ottimo aiuto. Io devo avere un po' di braccio, però io per fortuna ce l'ho. Con la super forza, come dice Rulof. Ecco qua. Adesso vi faccio vedere. Pum, la cafonara per terra. Adesso vi faccio vedere com'è. Occhio, Guardate. Bravi. E adesso andiamo a prepararla e vengo e arrivo. E ce la mangiamo. E arrivo. E per il piacere del nostro palato assaggiamo gli spaghetti alla caponara consigliati da Benito con l'aggiunta di pesce. Hanno quel sapore rustico, direi. Rustico, sì. Rustico e affumicato.
Buonissimo. Andrò a cucinare il rustichello, che sono degli straccetti di pollo inventati dalla mia assistente che adesso mi bagnerà d'olio. Olio. Io, come sempre, quando vado su piastre, griglie,